Eccoci in diretta, buonasera, bentrovati a tutti per una giornata particolare, per un racconto particolare che voglio fare soprattutto al pubblico femminile, che è quello interessato al discorso di oggi, ma non soltanto. È stato ospite nostro anche in altre occasioni, oggi è di nuovo nostro ospite un dottore, non è un dottore in medicina, ma si occupa di salute, si occupa di prevenzione primaria. Ne parliamo insieme a lui, così, ma tanto già lo conoscete. Abbiamo con noi il dottor Giovanni Grisotti. Eccoci, Giovanni. Buonasera Sandro, ciao Sandro, buonasera a tutti, bentrovati. Allora, Giovanni, dicevamo, tu sei il presidente dell'Associazione Italiana Prevenzione Primaria. Che cos'è la prevenzione primaria? Allora, in sintesi, la prevenzione primaria è tutto quell'insieme di conoscenze, di tecniche, di strategie, di metodi che servono per conservare, per potenziare. E se l'abbiamo persa momentaneamente per recuperare la salute. Perfetto, per cui delle buone abitudini e delle tecniche corrette per fare in modo di rimanere in salute, di stare meglio. Oggi però parliamo soprattutto al pubblico femminile e parliamo di un prodotto particolare che io non ho utilizzato. Ecco. Io ancora no, però me ne hai parlato talmente bene che sarei curioso. Di che cosa parliamo? Allora, caro Sandro, parliamo di tutte le nostre amiche donne e del fatto che è della loro salute intima naturale. Care e care donne, questo è un argomento di cui si parla troppo poco ed è tantissime, tantissime volte Sandro trascurato. La salute intima femminile, però, per contro, influisce in maniera potentissima sulla salute della donna, sulla regolazione del ciclo, sui problemi intimi, dalla candida alle infiammazioni intime, un sacco di problematiche che però di cui non è che si parla così apertamente, perché comunque è una cosa intima, appunto. E per migliorare, per diciamo rendere più naturale, aiutare la fisiologia della parte intima femminile, è davvero semplice. Alcune cose che si possono fare tutti. Perché si parla di prevenzione primaria, anche qui non sono cure, è prevenzione primaria, cioè una cosa che possono fare tutti, che fa bene a tutti e che è fattibile, ecco. Allora, che cosa hanno fatto? Questo è uno strumento pratico, un progetto metà tedesco e metà cinese, cinese perché loro hanno la materia prima della roccia naturale, ok? Ha studiato le proprietà di una roccia che si chiama tormalina. Tormalina, non so se l'hai mai sentita. Tormalina. A Roma c'è Tormarancia, ma è un'altra cosa. Un'altra cosa. La Tormalina. tormalina è una roccia nera lucida, un cristallo nero lucido, che ha la capacità naturale, a contatto con il calore e l'umidità, di emettere ioni negativi. Avrai sentito nominare, parlare degli ionizzatori dell'aria, lo ionizzatore dell'aria. Sì. Quelli che attaccano nei locali dove c'è fumo, polvere, polline. Lo ione negativo che cosa fa? Si lega a tutto quello che sono polveri, polline, batteri, funghi, un antibatterico pazzesco. Abbatte circa il 99% di batteri, microrganismi tendenzialmente patogeni Ok. che risuonano con lui. È come quelle macchine che si mettono a casa per il ricambio dell'aria che catturano, diciamo, con questa tecnica e batteri, virus, eccetera. Sì, ci sono di due tipi queste macchine. Quelle che hanno i filtri all'interno, li devi cambiare i filtri, però Ok. possono anche contaminarsi. Quelle che invece buttano fuori ioni negativi, sai cosa succede? Che se una persona ha una sigaretta in mano, dopo pochi minuti il fumo sparisce perché precipita. Questo Ok. principio come può servire per la donna, per la parte intima della donna? Molto semplice. Loro cosa hanno fatto in questo progetto? Hanno messo dentro una striscia che è inserita nell'assorbente intimo che la donna deve usare durante la Ah, ok, sua. stiamo parlando comunque di assorbenti. Sì,
è uno strumento okay. che la donna deve usare, ok? Questa tricolina ha questa roccia polverizzata e unita in questo tessuto, quindi rimane nel tessuto, non passa niente all'interno del corpo, a contatto con il calore e l'umidità che nella zona intima è perfetto, emana questi ioni negativi per una lunghezza che è pari alla lunghezza del collo dell'utero, quindi per tutto il collo dell'utero. Quindi che cosa succede? Succede che il pH si regolarizza dall'interno, questa parte esterna, ma dall'interno verso l'alto, che si ha un'azione antibatterica, antifungina, di ossigenazione del sangue e di progressiva regolazione del ciclo, come è successo a questa persona. Quindi tutte queste azioni assieme, disinfiammare, fatte da un qualcosa che non rilascia nessuna sostanza, è una cosa che praticamente, insomma, non costa niente farlo, perché tanto lo devi usare. E poi durante il mese il Salva Sleep, che una donna utilizza, ha anche questa strisciolina, perché è importante okay. che ci sia. E questo è lo strumento semplicissimo per operare questa cosa. Ti dico un aneddoto particolare di Roma, non so se l'hai mai sentito, i romani, questo impero straordinario, è rimasto imbattuto l'impero romano, aveva una conoscenza molto grande degli ioni negativi. Infatti in ogni città e in molti posti delle città venivano piazzate molte fontane. Loro ovviamente non è che conoscessero così a fondo, ma avevano capito che faceva bene avere dell'acqua scrosciante, perché l'acqua quando scroscia emette ioni negativi nell'aria, perché si rompono queste molecole. Un altro momento naturale in cui l'aria si riempie di ioni negativi è dopo un temporale con fulmini. Ok. Paola mi scrive, e chi è in menopausa? I Salva Sleep, immagino? Assolutamente sì Paola. Usando il Salva Sleep, primo, tutto il collo dell'utero rimane sano, rimane con un ambiente sano, diciamo così, ok? Quindi sì, assolutamente, ugualmente importante, l'unica cosa non si userà l'assorbente. E volevo dire ancora una cosa sull'umore delle donne, perché pure questo influisce pure su di noi, Sandro. L'umore. Ah, bello, su quello, poi ognuna con le modalità sue, per cui quella che non parla, quella... che non è tanto che si incazza, che non ho capito che hai detto. Esatto. E poi quelli che ti uccidono, cioè quelli che ti lanciano i coltelli e tu li schivi, tipo Matrix. Esatto. E tutto questo, caro Sandro, dipende dalla variazione d'umore, che è collegato all'equilibrio ormonale, che è collegato, molto collegato a questa parte. E se vuoi far cambiare d'umore una persona ed è appena passato un temporale, una persona che fa una passeggiata dopo il temporale torna a casa e il sorriso stampato sulle labbra. È vero, quindi, ti viene voglia, no, di uscire, è vero. Proprio, e le persone lo fanno distinto proprio, eh? E questa cosa si vede anche ionizzando il corpo, perché vedi, l'umore tende a migliorare. C'era una poesia, no? La quiete dopo la tempesta. Esatto, ti viene proprio da andare a fare una passeggiata dopo e ti senti proprio bene, respirate quest'aria, è potentissima sull'umore, sul calmare la tensione, e questo è un effetto collaterale positivo dello ionizzare il corpo attraverso la parte intima femminile. Poi adesso dico una cosa che non si potrebbe dire, pure gli uomini, specialmente dai 50 in su, possono avere un'infiammazione della prostata, ipertrofia prostatica, derivata anche lì da abitudini non tanto buone, stare molto seduti, specialmente i camionisti, bere molto birra, molto vino, eccetera. Ecco, tutti i camionisti. Non usare l'assorbente, eh? Ma no, io già stavo a pensare a quello, figurati, ho detto qui. E qui poi è difficile da spiegare. In questo caso bastano gli Salva Sleep, che poi cosa sono i Salva Sleep? Sono una striscetta di cotone con questa striscia verde, che è questa parte di tormalina,
che si può inserire nella parte alta dello slip e disinfiamma. Si può inserire anche nella scarpa, perché devo dire anche un'altra cosa importante: il cotone che è stato usato è cotone vergine, cioè non è mai stato sbiancato, alterato. Invece, devi sapere, in pratica da quelle parti sarà vergine soltanto il cotone. Sono battute. Cotone vergine. Ecco, negli altri assorbenti non è così, perché l'assorbente è considerato un qualcosa di un usa e getta, no? Quindi con quella scusa viene usato tutta la schifezza, tutto lo scarto del cotone colorato, di stoffa, viene sbiancato usando cloro, diossina, ad altre cose veramente ottime per la salute, e poi vengono fatti questi assorbenti perché poi vengono buttati. Ma il problema qual è? Uno dice, vabbè, ma la legge controllerà il livello di cloro e di diossina che ci sono dentro. Sì, certo, di un assorbente, ma lo tiene conto la legge della legge naturale dell'accumulo, del fatto che una donna usa centinaia di migliaia di assorbenti? No. E queste sono sostanze cancerogene. Sono sostanze cancerogene. Uno lo leggi. 30 al mese, Selva Sleep, quello e quell'altro, no, è chiaro. Visto che tu hai parlato di una marca, di quella stessa marca che io non ho citato, un assorbente che finisce con la E puntata, che costa un botto di soldi, e quindi è il più famoso, eccetera, è una striscia di una roba sintetica, gommosa, che si riempie di liquido, ma quando schiacci esce fuori tutto. È una cosa terribile per voi donne. Invece, che cosa hanno usato in questo progetto? Hanno usato un polimero che arriva da un misto di mais e un'altra cosa. Praticamente è una gelatina che si reagisce con liquido e quindi è idrofila, no? Ama il liquido. E quando cattura qualsiasi tipo di liquido, si può provare con l'acqua, dopo tu poggi la mano sull'assorbente, premi e rimane asciutta. Quindi la sensazione per la donna, e dal punto di vista della salute, non avere una condizione di umidità. Tenete conto, io mi lo dico un po' così, però insomma, il sangue è il liquido per eccellenza che si usa nei laboratori per coltivare i batteri, il terreno di coltura ideale. Quindi capite bene che durante il ciclo, ogni centimetro di assorbente, dopo un paio di ore, ha già centinaia di migliaia di batteri che si proliferano a tutto spiano. Quindi avere una situazione di asciutta, traspirante e battericida, solo voi donne ci potete dire poi come vi sentite dopo. Ecco. Vedi, interessante, non ci avevo mai pensato. Non ci ho mai pensato, no. Cioè, sarebbe strano che ci avessi pensato. Insomma. Però in effetti molto interessante, mi stanno scrivendo, gli diamo un link, come funziona? Vi do il link così potete... intanto il progetto si chiama PNN Project, che sarebbe il nome del sito, però noi vi diamo il link direttamente con lo sconto, giusto Giovanni? Sì, il progetto Prevenzione Donna, detto così, così se, volgarmente, progetto Prevenzione Donna, e questo progetto è appena ripartito proprio perché abbiamo preso del tempo per dedicarci all'informazione, e Sandro è stato disponibile, ti ringrazio perché è molto importante per le donne. Questi assorbenti hanno un prezzo assolutamente onestissimo, andate in farmacia, vedete cosa costa un assorbente che non è neanche minimamente paragonabile, e abbiamo, attraverso l'Associazione Italiana della Prevenzione Primaria, fatto una convenzione, quindi si risparmia qualche cosa, così li potete provare, quando li provate su di voi, sulla vostra pelle, c'è paragone. Quello che mi ha detto Giovanni, e non solo, è che una volta provati, perché poi io chiaramente prima di fare la diretta ho sentito anche un paio di donne che l'hanno sperimentato e ho detto
il figlio di Giovanni, però comunque sentirlo da una persona che li sta provando da tanto tempo sicuramente mi aiuta a capire. E non è che mi ha detto ah beh è una buona cosa, no, mi ha detto proprio non se ne parla che io possa tornare indietro mai nella vita, cioè me ne ha parlato in un modo che ho capito che c'era qualcosa di veramente interessante sotto, per rimanere nell'argomento, no? Ho detto questa è veramente una figata, ho pensato una figata, un grande aiuto Sandro, una cosa veramente bella, interessante. Mi scrivono perché poi vedi Sargon, ma allora la stessa cosa per i pannolini? Interessante, no? Ma li fanno pure i pannolini per i bambini? Allora, questa è una richiesta che facemmo tanti anni fa, non è mai stata ascoltata, è un progetto un po' complesso che è nato per la salute della donna, però la domanda che avete fatto è assolutamente logica. Io vi dico una cosa, è molto, 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 molto più economico trovare un pannolino abbastanza naturale come composizione, ok? E poi inserire dentro un salva slip. Voi noterete che l'odore praticamente sparisce, perché l'odore sia nel pannolino e sia per una donna che magari ha qualche perdita di urina è derivato un po' dall'ammoniaca, ma poi molto dalla proliferazione batterica. Se questa proliferazione batterica non c'è, è tutta un'altra cosa, l'arrossamento sul culetto del bambino, ok? Quindi usate un salvaslip, un pacchetto di salvaslip che dura una vita, è economicissimo e lo potete usare anche per i bimbi. È il modo migliore. Ma in quel caso dovresti fare il pannolino e poi il salvaslip dentro, però. Cioè, il salvaslip praticamente ha il pannolino. Il salvaslip, che è una striscetta, lo attacchi dall'interno, è cotone vergine che va a contatto con... Ok, però sei costretto a fare il doppio acquisto così, Giovanni. Cioè sei costretto a comprare sia il pannolino che il salvaslip. Tieni conto che un pannolino fatto in quel modo lì sarebbe un pannolino che ovviamente sarebbe un pannolino particolare. Un pacchettino di salvazip ne ha una marea dentro, ne ha tantissimi, mi pare tre. Okay. Quindi il costo singolo è zero. Certo, non incide. No, perché poi ma c'è pure una spesa di spedizione, immagino. C'è una spesa di spedizione fissa. Che hanno voluto mettere fissa per onestà, io l'ho apprezzato perché ho detto sai per l'associazione cerco sempre di... siamo tutte famiglie normali, quindi loro hanno detto guarda piuttosto che fare finta di mettere le spese gratuite l'abbiamo messa fissa, quindi tu che fai? Prendi un minimo di assorbenti che dove, in modo che ti venga 30-40 centesimi a 50 centesimi a assorbente di spesa, quindi non ne prendere uno ovviamente, prendine qualcuno, ma guarda è proprio così come hai detto tu. Fammi provare una cosa che in diretta è arrivato un audio di una persona che li usava, perché gli ho detto, ti ricordi che ti dicevo prima, mi ha mandato l'audio invece che il video. Lo ascolto un secondo, un istante solo. Un istante va bene. Ok. Nel frattempo io parlo e leggo altre cose. Ci scrivono, ma stiamo parlando davvero di pannolini? E se non ti interessa, c'è la 7 e poi parlano di altro, parlano di guerre. Ci sono varie misure, questo è molto interessante. Ci sono varie misure? Giusto, buona domanda anche questa. Allora, volevo rispondere al ragazzo, che all'uomo evidentemente che ha scritto prima, ma parliamo veramente di pannolini. Ma guardate che avere la nostra donna, la donna che per noi in famiglia, che sia la moglie, la partner, la figlia, che d'umore e di salute sta bene, è per il nostro bene, ve lo assicuro. No, è di buon umore. Quindi è molto importante. Sì, per quanto riguarda le misure sono collegate alla misura e anche alla capacità di assorbenza. Per esempio, la persona che sentirete adesso di audio, mi devi dire tu però, Sandro, se posso condividere l'audio oppure te la devo girare su WhatsApp e la fai sentire tu, dimmi tu, al volo. Ok, Andrea ci scrive, scusate sono entrato ora e ho sentito parlare di pannolini, certo. Stiamo parlando di prevenzione primaria, per cui parliamo del bere, del mangiare, Giovanni si occupa di questo, della parte alimentare, ma non solo, perché poi per garantire il pH, eccetera, per una questione anche di...
protezione delle, anche delle zone intime, e per i bambini stesso discorso, visto che poi ti intossichi con certi prodotti che vengono fatti in maniera industriale e che non te ne rendi conto, ma applicandolo ogni giorno ti crea anche quel nervosismo che purtroppo fa parte di alcune conseguenze, di alcuni periodi in particolare, ma in genere. E allora, sai, migliora la salute, migliora l'umore, costo praticamente zero, nel senso molto simile a quello che pagheresti per il materiale tossico. Voi lo sapete, in altri casi abbiamo parlato del dentifricio che è commestibile, nel senso che non è tossico. Qui stiamo parlando di assorbenti, pannolini assorbenti, stesso discorso, non sono tossici e risolvono una serie di problemi. Andiamo a indagare in che modo, il perché, poi lo provate e potete dire la vostra avendolo provato, ma insomma... Questa è una esperienza fresca di pochi giorni, poche settimane, veramente okay. Brevissima, non so, 15 giorni, veramente freschissima. Ah, pensavo fosse l'audio brevissimo, invece è l'esperienza, perfetto. Allora, la mettiamo? Posso? Sì, vai. Proviamo. Ciao a tutti, sono Emma De Angelis, ho 45 anni, e nella vita faccio il medico, sono medico veterinario e mi occupo di informazione scientifica per una ditta di farmaceutici e farmaci. Quindi ho una vita per cui sono veramente tanto tanto fuori, tantissimo in macchina. E allora diciamo che io ho conosciuto Giovanni circa un anno fa, e, però mi sono affidata a lui proprio con la consulenza 3 mesi fa più o meno. E, allora inizialmente avevamo parlato quindi un anno fa del fatto che io appunto da quando sono piccola ho un ciclo mestruale che mi ha sempre dato problemi, nel senso dall'abbondante a molto 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 doloroso, e quindi un anno fa in realtà avevo cominciato poi a prendere l'aloe e dopo, me lo ricordo come se fosse ieri, dopo 12 giorni è arrivato il ciclo e io non ho avuto dolore. Quindi questa cosa mi ha destabilizzato, perché dopo averci convissuto per una vita ho detto, vabbè, sarà una casualità. In realtà le cose hanno continuato poi a procedere in questo modo. E quindi già da quel lato io sono rovinata, perché non ero abituata a vivere quei 6 giorni del mese, o di 25, quindi anche abbastanza ravvicinato, senza dolori, senza farmaci. L'altro problema è che io ho dei fibromi, diversi di cui uno sottomucoso, e quindi purtroppo questo da bene a questa parte mi fa convivere con delle emorragie veramente molto molto importanti che faccio fatica a contenere, più o meno le contengo utilizzando un farmaco antiemorragico preso ad alte dosi più volte al giorno per almeno 5 giorni e peraltro questa cosa mi stoppava completamente la vita, nel senso che io in quei 5 giorni non riuscivo ad uscire di casa, o comunque sia, mettiamola così, i primi 2 sicuramente, adesso a volte me lo concedeva, il quarto assolutamente no, e poi il quinto e sesto più o meno, però ero diciamo molto debilitata anche per il forte sanguinamento, le forti perdite, le abbondanti perdite. Quindi sconsolata ho parlato con Giovanni, gli ho spiegato queste cose, gli ho chiesto aiuto e lui appunto mi ha ascoltato, mi ha accolto e mi ha dato una terapia. Ho cominciato a prendere degli oligoelementi, dei sali e, cosa importante, mi ha parlato di questi assorbenti anionici. E io, fidandomi di lui, ho detto va bene, cominciamo a utilizzarlo. Lui mi ha spiegato l'importanza dell'utilizzo quotidiano proprio durante il mese, oltre che durante l'effettivo periodo di necessità. E devo dire che il ciclo successivo è andato meglio, ho avuto ancora emorragia, per carità, nei giorni del ciclo, ma decisamente meno abbondante rispetto a quello a cui ero normalmente abituata. Quindi già per quello è stato appunto una sorpresa. Lo scorso ciclo, quindi dopo 2 mesi dall'inizio insomma di tutte le varie cose, per me è stata una sensazione nuova, perché ho avuto un'emorragia importante che ho comunque tamponato poi con il farmaco, ma un solo giorno, e il farmaco l'ho preso una sola volta. E soprattutto ci fermiamo, se no dura tantissimo. Però insomma, ecco, abbiamo capito il senso del discorso, devo dire molto interessante.
Ma sono usa e getta o lavabili? Immagino usa e getta. Questa è una bella domanda, grazie della domanda. Allora, hanno prestato attenzione all'ecologia al 90%, tutto quello che era possibile. Allora, il pannolino è usa e getta e non è compostabile perché non è proprio possibile, ma tutti i componenti, l'involucro è di alluminio, quindi riciclabile. Il cotone è cotone vergine. Il tessuto non tessuto è quello tipo le buste che sono compostabili. Okay. Ovviamente però lui stesso poi deve essere buttato nella come si dice, non è ancora differenziabile, ma proprio per a livello di liquidi organici non è possibile così, però sono stati molto 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 attenti a questo aspetto. Okay. Adesso ci scrive: assorbenti non adeguati possono far venire la cistite? Assolutamente, Alessia, guarda, anche la colla degli assorbenti sono collanti industriali. Qui hanno usato i collanti che usano l'industria alimentare, sono di tipo alimentare, quindi ci sono tantissime infiammazioni intime che arrivano dai collanti degli assorbenti, che hanno delle esalazioni, hanno delle irritazioni. E poi proprio, certo, le sostanze, infatti, tutta questa irritazione, la cistite, tutto quello che finisce con ite è un'infiammazione, no? Certo. Cistite, colite, eccetera. Quindi quello che irrita è togliere questa fonte di irritazione. Poi avete sentito, hai sentito Sandro in questa testimonianza, noi possiamo solo immaginarci che cambiamento di vita c'è quando si fa una piccola azione così nella prevenzione. Guarda, se veramente funziona così come mi sta dicendo, come dice anche la signora del vocale, mi viene voglia di usarli pure a me, cioè nel senso... Allora, tu li puoi usare solo in una maniera, come anche Andrea e gli altri amici uomini, si possono usare come sottopiede. Chi per non so te, ma ci sono persone che hanno una sudorazione pazzesca e anche... No, io no. Male. Ok. Io no. Pensavo nel tè, capito? L'assorbe tutto, però poi l'assorbente non bevi, allora no. Vi faccio poi vedere il video dell'esperimento, è incredibile. Il video dell'esperimento: si mette un bicchiere d'acqua, lo assorbe tutto e poi tu pigi asciutto. L'assorbenza è una cosa incredibile. E invece il Salva Slip, che è una striscia di cotone, con questa striscia di tormalina a contatto col piede, sai che col caldo adesso d'estate tu l'attacchi sotto. Sembra una soletta praticamente di cotone, non va a contatto con la plastica, molte volte le scarpe no, sono così, e controlla moltissimo la proliferazione batterica. C'è un mio amico che dice, io li uso, però mi vergogno a togliermi le scarpe, poi dice, ma se vedono una soletta è una scarpa. Vabbè. In realtà sembra una soletta. Okay. È una vera e propria soletta, sembra il salvasi. Beh, questa è una piccola applicazione per gli uomini, se no gli uomini che sentono dicono, ma a me, insomma... Perché sto qui ad ascoltare questi discorsi sugli assorbenti? Io gli scrivo il link qui, però poi chiaramente ve lo scrivo... mo lo scrivo qui. Però poi ve lo metto come in descrizione, perché sennò dovete ricopiarlo, che mi rappresenta. Però ve lo mando pure qui. Allora, Arearise, così ci avete lo sconto, capito? Si tratta di... entrate nel sito attraverso il link e poi da qui fate l'iscrizione e vi trovate, una volta che vi siete iscritti sul sito, vi trovate già i prodotti scontati. Sì, giusto? Sì, era così, no? Sì, come qualsiasi altro sito, ma con lo sconto invece della... Perché se invece voi entrate direttamente sul sito e non avete... Non vi conviene, perché vi trovate già una scontistica semplicemente per il fatto che avete seguito la diretta. È la prima volta che viene fatta questa convenzione, Sandro, la prima volta. Controllo al volo adesso, immediatamente. Sì, va bene, aspettiamo che si colleghi, lo dico a tutti quanti, in modo che così ci dà una testimonianza personale e poi ci salutiamo, magari avremo modo pure di parlarne. O chi di voi ha provato sia la detox
che l'altro, che gli assorbenti, io lo invito poi a partecipare direttamente e a dirci quello che ne pensa. E ce l'abbiamo, abbiamo Rita. Stai senza audio, Giovanni. Sto chiedendo proprio direttamente. No, Rita è con noi. ok. Eccola, la facciamo entrare. Dai. Eccoci. Ciao, ciao Rita. Ben Ciao, ciao, ciao a tutti. trovata. Ciao. Bene, Allora, allora, tu sei qui per io... raccontarci questa esperienza. Sì. Rita usa gli assorbenti da quando iniziò il progetto, quindi è una delle persone più esperte come donna dell'utilizzo, quindi veramente parla con esperienza. Per cui già da parecchio, quanto tempo è? È un bel po' di anni, adesso non li ho contati, 5 anni tutti. Ah, io pensavo che fosse più recente il progetto, vedi? No, da parecchio, vedi? No, no, il progetto c'è da un po', ho iniziato ad usarli così per provare, perché dovevo provare questo prodotto perché era naturale. Premetto solo questo, io ho iniziato a usarli e avevo un ciclo non regolare. Ma non regolare nel senso che sballava solo un po'. Il mio ciclo non si sa da cosa sia portato, se dal parto o altro, aveva invece di iniziare regolarmente in un giorno ben preciso, mi iniziava con delle piccole perdite già 5-6 giorni prima. Questo per una Ok. donna è veramente una cosa pesante, perché immagina soltanto ad avere un ciclo non di 5 giorni, che comunque il mio era di quella durata, ma andava a protrarsi per una decina, 12 giorni. Vi dico soltanto in vacanza che cos'era, cioè io praticamente mi passavo le vacanze senza, sempre solo col ciclo. Non hanno mai trovato una soluzione. Mi davano del magnesio e non capivano da che cosa potesse essere portato, quindi mi dicevano: ma che brutta cosa, anche i medici, no? E finiva lì. Grazie. Ho iniziato, ho usato, sì, infatti, ho usato gli assorbenti, ma soltanto perché comunque erano naturali. E mentre usavo gli assorbenti, non mi accorgo, io usavo già anche i proteggislip, sempre, sempre, assolutamente, ho iniziato con quelli. Non mi sono accorta che mi facevano bene, nel senso che comunque io li usavo soltanto per questo periodo, per il ciclo. E, dopo 2 mesi dall'utilizzo, ho iniziato a vedere che il ciclo si regolarizzava, nel senso che mi iniziava il giorno in cui doveva iniziare e poi durava quei 4-5 giorni e basta. Non si è più verificato il problema di queste perdite, di questo comunque ciclo che iniziava già prima del periodo, e di lì non ho più avuto questo problema. Oltretutto, con gli assorbenti normali io avevo sempre delle irritazioni, come dicevate prima. Sì, Ok, io intanto assolutamente. Quindi, do una piccola indicazione alle persone che stanno provando a copiare il link. Quello che vedete dopo area riservata è uno zero, non è una O grande. Per cui se non funziona il link, probabilmente è perché avete scritto O grande anziché zero, perché a me funziona, ho provato adesso. E PP, no, ho scritto male io. Abbiate pazienza, avete ragione. Ho sbagliato io a scrivere perché il progetto non è PNN, ma è PPN. Per cui ho giusto. sbagliato, giusto? Ecco, volevo dire, Sandro, che l'esperienza di Rita Sì. è proprio l'esperienza di ciò che succede come influenza al corpo, un'influenza regolatrice. Ok, un'influenza regolatrice che è l'effetto di fare prevenzione primaria, in questo caso per la salute intima femminile in modo naturale, proprio come ha detto Rita. È come l'alimentazione, stesso concetto, però in una dimensione diversa, stesso discorso. Esatto. Grazie Rita della tua Oltretutto testimonianza. Del contributo. hanno un'influenza fantastica. Tu hai Grazie anche una figlia, a voi. no? Grazie a voi. Cosa? Dico, tu hai anche una figlia? Ho 2 figli.
Sì, mia figlia è maggiorenne adesso e anche lei usa assolutamente. Non le ho mai fatto usare gli altri, diciamo, perché lei ha iniziato con questi e guai se mancano. Guai. Va bene, grazie, grazie. Bene, grazie per la testimonianza. Mi viene voglia di usarli, non lo so. Io quando vedo Prova. mi metto sotto l'ascella, mi metto, non lo so, inventerò qualcosa. Non... Va bene. Ciao Rita, buona giornata, grazie. Verità. No, grazie a voi. Ciao, ciao. E va Sempre bene, dai, aiutando. scherziamo anche un po', vale la pena, no? Ci Sì, divertiamo sì. un po', va bene. Per le nostre amiche donne avete sentito quando si parlava delle vacanze, che vuol dire stare tutta la settimana lì o magari hai prenotato, arriva il ciclo sballato, rimane lì così. Cioè noi possiamo solo immaginare, Sandro, però tutta un'altra cosa, se si No, può hai tu aiutare in questo ragione, senso. immagino. Allora, il link è questo qui che leggete qui sopra, tanto poi lo metto in descrizione che potete semplicemente cliccare, è molto più facile. Avevo sbagliato io nello scrivere PNN anziché PPN, ho scritto un po' di corso, ho sbagliato, scusate. È questo qui che vedete, HTTPS, due punti, doppio slash, www.ppnproject.it. Slash area riservata slash zero numero APWK e poi chiaramente ve lo metto anche in descrizione adesso così potete direttamente cliccare e fate prima. Come hai detto tu, quando si clicca sopra ci si registra come qualsiasi sito, ma quando poi si va alla parte dove prendersi queste cose, si è già loggati, quindi basta mettere nel carrello e poi quando rimane memorizzato, ogni volta che servono, una persona può, è veramente comodo. Sì, hanno cercato di fare una cosa adatta alle famiglie. Sì. Dai, ce l'abbiamo fatta a parlare di questo argomento che non è così Non era comune. facile, no? Quando Giovanni mi ha detto, dice, ma dobbiamo parlare di assorbenti, dice, sarebbe il caso, una cosa bella, eh. Dico, sì, vabbè, non era facile parlarne, perché comunque, anche perché poi, ripeto, io mi fido del lavoro tuo perché l'ho vissuto in prima persona e ti conosco. Poi chiaramente, ecco, le testimonianze delle persone e spero anche le vostre. Se lo Sì. proverete, io vi invito a portare le testimonianze sia della detox, e va bene, lì c'è pure la mia, che anche di questi prodotti, in modo che uno possa, insomma, ecco, confrontarsi apertamente con gli altri. E del resto, se esistono prodotti non industriali che hanno un valore, che migliorano la vita, lo stile di vita, la salute di ognuno, non vedo perché non provarli. Sarebbe bellissimo sentire le testimonianze perché rispettano il principio che tu hai detto all'inizio, cioè quello di parlare di cose vere, reali. Certo. E visto che diverse persone hanno iniziato il loro percorso per migliorare la qualità del terreno biologico del corpo, con molto piacere, chi è disponibile ci fa tanto, tanto piacere ascoltarvi. Ok, allora niente, no, per la detox no, vi lascio il contatto di Giovanni, che poi sarebbe questo qui perché mi scrivono adesso. Per la detox devi chiamare la segreteria 331-1326-326. Questa è la segreteria del canale Prevenzione Primaria Nazionale, ok? Che è Prevenzione l'associazione primaria naturale. Prevenzione naturale, primaria scusa. naturale. Questo è il numero della segreteria per la detox. Per quanto riguarda invece gli assorbenti, c'è il sito. Adesso vi metto il link pure di là. Va bene? Sì, Bene. possiamo ripetere la cosa che abbiamo detto la volta scorsa sul terreno, una cosa che non costa niente ed è molto istruttiva. Ci va un pochino di tempo perché la volta scorsa c'è stato un riscontro meraviglioso e sinceramente non abbiamo ancora finito di fare quelli prima, però possiamo dare ancora la possibilità di fare il test, non è una cosa urgente, non l'avete mai fatto Test fino adesso? gratuito. Ah, ok, Sì, sì. il test della condizione del proprio terreno biologico, cioè in che condizione sono adesso io, prima di pensare che cosa fare, ma in che condizione sono? E noi vi dedichiamo 20-30 minuti gratuitamente, vi assicuro che è tempo che ha un valore, perché comunque
Direi. Anche leggersi il test, studiarselo, però noi lo facciamo volentieri, ci crediamo tanto, tanto, tanto. Quindi se avete un po' di pazienza, lo potete compilare. Sandro, lo puoi magari ripostare. Io riposto sia il test e metto prima il link per gli assorbenti, lo scrivo e poi metto sotto il link del test, così potete contattarli. Va bene? Bene. Ci vediamo alla prossima diretta, Giovanni. Alla prossima. Buonasera. Grazie a tutti. Grazie. Ciao Giovanni, buonasera da te. Ciao Sandro.